Siamo a Villa Fernandez con Francesco Paolo Oreste, che ha appena presentato il libro Un mare senza blu, i dobloni edizioni. Qual è questo mare senza blu? Introducici in questa storia molto bella, molto particolare, anche una storia di amicizia. È una storia di amicizia, di sentimenti che uniscono, che diventano presenze in vite in cui ci sono tante assenze importanti, tanti buchi che finiscono per diventare crepe e disfacimento. Eppure questo sentimento forte che lega questi ragazzi che crescono insieme e che si conoscono nell'età della fragilità, nell'età della sincerità, della verità, appunto quello dell'infanzia, li tiene su nonostante questo lento e quello che sembra quasi incontrastabile disfacimento del tempo, della vita degli adulti, che li costringe a cose che probabilmente non hanno nemmeno la possibilità di scegliere, misfatti indicibili. E il mare senza blu è il contesto familiare, ambientale, nel quale queste disgrazie diventano fatti di vita, nel quale queste loro esistenze si trovano ad essere costrette, ingabbiate, circondate senza il blu della speranza. In realtà nella storia c'è anche speranza, c'è anche luce, però il punto di partenza è buio come quello come il buio di uno stanzino, perché ci tenevo a partire tutti insieme da lì, da questo punto buio, da questo punto scuro in cui si ritrova un ragazzino, nel caso specifico Michele, e volevo portarvi lì insieme a Michele per capire come il buio entri nella vita di un ragazzino e poi possa trasformare tutta la sua esistenza in un tentativo di uscire in un modo o nell'altro da questo nero, da questo stanzino. Quanto è importante l'amicizia, soprattutto quella che si sviluppa tra ragazzini che vivono una realtà difficile, quella come quella che tu racconti, Vicolo Stella. L'amicizia quanto è importante? Cosa rappresenta soprattutto? L'amicizia talvolta è addirittura più forte come sentimento dell'amore, è qualcosa che resiste al tempo, resiste alla lontananza. Due innamorati che sono lontani possono anche arrivare a interrompere la loro relazione, due amici che non si vedono per tanto tempo, nel momento, se è amicizia vera, se è un sentimento che manca soltanto di occasioni e di spazio, nel momento in cui vengono riuniti questi due amici, rivivono il giorno successivo come se si fossero lasciati il giorno prima. Quindi io credo tantissimo nella forza dell'amicizia che, come dicevo prima, può diventare salvezza nei momenti in cui ci sentiamo disperati per la solitudine in cui ci potremmo trovare ad affrontare le scelte importanti, le scelte difficili della vita. Avere qualcuno a fianco con il quale sopportare un dolore, superare un momento di criticità, accettare una disgrazia che si sta vivendo è qualcosa che ci salva sempre. Lo scrivo, l'ho detto prima, la disperazione è fatta di solitudine. Questa storia ci insegna, ascoltando prima le tue parole, anche ad andare oltre quello che noi vediamo facilmente, quindi andare dentro le cose. Pensi che nella nostra società ci stia una superficialità e soprattutto una superficialità nel giudicare il mondo dei giovani, soprattutto quei giovani che, come dicevamo prima, partono da una situazione svantaggiata rispetto ad altri? Probabilmente anche questo nostro giudicare continuamente gli altri attraverso i like o tutto ciò che ci fa esprimere giudizi immediati sugli altri ci sta facendo dimenticare quanto sia sempre e comunque un atto di presunzione esprimere un giudizio sulle vite degli altri, e anche perché è quasi impossibile avere una conoscenza reale e omnicomprensiva delle vite oltre che dei singoli fatti che vorremmo avere la pretesa di giudicare. Quindi la storia cerca di dimostrare
rispetto a fatti che siamo abituati a leggere o a conoscere come singoli fatti di cronaca, quanto invece una conoscenza reale, fatta anche e soprattutto di partecipazione emotiva, di conoscenza di tutto il pregresso che precede l'atto finale, l'atto che poi diventa atto di giustizia. Ecco, questa piena conoscenza può dare la possibilità di formulare un giudizio più giusto o addirittura portarci a sospendere questo giudizio e a restare in attesa di comprendere perché poi una vera conoscenza ci porti ad essere confusi rispetto al giudizio da dare. Ecco, forse in quella confusione, in quel dubbio c'è amore, come diceva De Crescenzo, il dubbio è amore e forse c'è anche verità. Nei tuoi libri c'è sempre un'attenzione al sociale e in particolar modo ai giovani in difficoltà. Da dove nasce questa tua attenzione a questo mondo giovanile più in difficoltà? Io credo, sono convinto, è la mia fede che il mio lavoro non possa essere portato avanti semplicemente reprimendo l'atto finale, l'atto criminale. Io penso che sia fondamentale l'attività di prevenzione, che non è soltanto quella della macchina che va in giro con lampeggiante, o quella della militarizzazione della città, o quella della cultura della legalità. Noi dobbiamo, della diffusione della cultura della legalità, noi dobbiamo arrivare dove la cultura non c'è. Dobbiamo farlo considerando che ci sono fasce immense di popolazione giovanile che non ha maestri o che ha cattivi maestri. E ecco, il mio richiamare continuamente l'attenzione su questa parte della popolazione, su queste vite difficili, è un modo anche, tra parentesi, per provare a fare meglio il mio lavoro, per fare una prevenzione che parte da lontano. Ecco, riuscire tramite un libro, un racconto, una storia, anche a parlare ai ragazzi che potrebbero essere, cambiando i nomi o le storie, i protagonisti dei miei racconti, parlare in una scuola o in un quartiere a quei ragazzi, per me è una grandissima, immensa operazione di prevenzione. Ricordiamo, tu sei un ispettore di polizia, per chi non lo sapesse, noi l'abbiamo dato per scontato perché anche ci conosciamo. Io. Vorrei farti un'altra domanda. Secondo te, cosa effettivamente, praticamente, possiamo fare singolarmente, anche come collettività, per contrastare tutto questo? Perché spesso sentiamo bei discorsi, no? Sentiamo poi, le abbiamo sentite anche stasera, delle statistiche agghiaccianti sull'abbandono scolastico e su tantissime altre cose, ma concretamente come si può agire per contenere e fare in modo che questo trend, questa tendenza cambi? Beh, innanzitutto mettendo passione in quello che facciamo. E parlo di passione perché è l'unica salvezza rispetto alla frustrazione dei numeri, è l'unica salvezza rispetto alla frustrazione della disillusione. Operare nei quartieri difficili, nelle zone difficili della nostra città, significa mettere in conto di fallire tanto e di fallire anche in malo modo rispetto a quelle che sono le nostre speranze di recuperare un ragazzo o di dare una svolta alla sua vita. Molte volte anche le occasioni che pensiamo di aver offerto diventano praticamente delle piste non battute, diventano delle scelte mai fatte. E ecco, la passione è quello che ci permette di riportare avanti la nostra opera, di riportare in campo le nostre forze con la stessa energia, e la passione però va alimentata. E io penso che la rete, fare rete, discutere, come in occasione della presentazione di un libro o di un qualsiasi altro momento in cui
si provi a sintonizzare gli animi, in cui si provi a parlare la stessa lingua, ecco, questi sono momenti in cui la passione si rinnova e sono convinto che dopo un momento del genere tutti possono avere la possibilità di riprendere a fare quello che già stavano facendo, però con una maggiore intensità. Sempre dal tuo osservatorio, l'ispettore di polizia, qual è la differenza tra un giovane che delinque e proviene da un ambiente difficile e il giovane che delinque però proviene da una situazione completamente diversa, cioè agiata, con genitori, diciamo, forti, almeno apparentemente? Mi incuriosisce molto questa tua. Non è semplice Vabbè, come domanda, cerchiamo anche di. perché tutte le situazioni hanno Sono la assim. loro Certo. peculiarità. I ragazzi poi, come tutti gli esseri umani, sono anche loro tutti diversi Da dagli un punto altri, di vista però a sociologico, più. livello sociologico posso dire che abbiamo una larga fascia di popolazione giovanile che commette reati non per difficoltà economica, ma o perché diciamo provenite da un ambiente disagiato da quel punto di vista, ma perché hanno un altro tipo di povertà Educativa forse. educativa sicuramente. Noi viviamo in una società in cui abbiamo tanti adulti concentrati su se stessi. Viviamo la società dei selfie, la società in cui i telefoni educano i nostri ragazzi, i valori ai quali sono instradati sono quelli del numero di follower, di like. Ci sono ragazzi che cercano la notorietà attraverso un'azione da far diventare virale, attraverso un video da postare, e non importa che sia un'azione immorale, perché non viene valutata l'immoralità dell'azione, ma il numero di condivisioni che avrà quel video. E quello è un valore che noi stiamo permettendo che diventi valore per la società, perché non lo fanno solo i ragazzi. Certo. E allora, ecco, anche i ragazzi, nel momento in cui, indipendentemente da quella che è la loro provenienza, però si trovano a doversi confrontare con dei modelli culturali che li sviano rispetto a quella che dovrebbe essere una formazione sana, corretta e equilibrata, soprattutto se si trovano a mancare di maestri e di modelli importanti a cui riferirsi, e allora ecco che poco importa che non siano i ragazzi del Pico Stella, ma siano i ragazzi dei quartieri della città alta. Ami parlare ai giovani, me ne accorgo perché quando ti vedo che sei in una scuola e l'uditorio è fatto prevalentemente da ragazzi, ho la percezione proprio, ti si vede in volto, sei proprio contento e comprendo anche le motivazioni. Che riscontro hai nei ragazzi quando leggono i tuoi libri, quando leggono quest'ultimo libro? Cosa li incuriosisce di più e cosa li lascia perplessi o quali sono le domande? Ti ho fatto tante domande insieme, di più, cioè che ti lascia così, mamma mia. La domanda più bella che mi hanno fatto probabilmente è stata proprio quella che a inizio settimana me ne posto dei ragazzi qui all'interno di un bene confiscato come Villa Fernandez. Mi hanno chiesto: ma perché ci attira così tanto il male? Bellissimo. In riferimento chiaramente a quello che può essere il fascino di personaggi criminali come Gianni Savastano, l'Immortale. Ed è stato bello con loro poter spiegare come probabilmente è una questione di, in quel caso, di strumenti di decodifica, di come, ecco, un personaggio che può sembrare incredibilmente potente, come Ciro l'Immortale, ce lo dice il nome, è immortale, non riescono ad ammazzarlo mai, rinasce dopo essere stato colpito al cuore, affondato, affogato. Però è uno a cui uccidono la figlia, che deve uccidere la moglie, che viene tradito dagli amici, che nel momento in cui perde potere viene tradito da tutti. Non penso che a nessuno interessi come modello, come punto di riferimento, una persona di cui venga svelata la vera natura, debolezza. E allora è l'interpretazione e la decodifica del messaggio che manca, perché con mia figlia ci parlo io. Se vediamo qualche cosa per la quale, come
come dice il bollino, programma da vedere in compagnia degli adulti. Non ci sono gli adulti che ci dovrebbero essere di fianco ai ragazzi nei momenti in cui è fondamentale che ci siano. Però una società che vuole crescere deve essere capace di essere anche per questi ragazzi l'adulto che ci dovrebbe essere, in un modo o nell'altro, attraverso le istituzioni di cui si compone o attraverso una maggiore attenzione rispetto a quelli che sono i luoghi, i social e gli strumenti che possono utilizzare. Tu durante la presentazione hai detto una cosa molto bella che voglio ripetere. In effetti la disperazione nasce dalla solitudine ed è una grande verità. Ti vorrei fare un'ultima domanda. Qui si potrebbe parlare all'infinito, perché il tuo libro lo consigliamo vivamente proprio perché dà spunti di riflessione su un tema molto attuale che riguarda tutti quanti noi, riguarda la società. Come fai a conservare, una domanda personale, la speranza che c'è sempre in tutti i tuoi libri? Perché a volte, no, soprattutto quando si fa il tuo lavoro o quando si ha a che fare con i ragazzi in difficoltà, c'è un po', si acquisisce un disincanto, si perdono un po' le speranze, si continua ad andare avanti. Invece tu hai molto forte in te, si percepisce sia dalle parole che scrivi nei libri, ma anche da quando presenti i tuoi libri in persona. Come fai a conservarla? È una questione di numeri. Se un ragazzo su 100, grazie a un incontro, all'apertura di un canale, mi dice qualche cosa, mi racconta qualche cosa, comunque mi dà la possibilità di dargli una mano, è un ragazzo su 100. Se considero la sua vita, è 100 su 100. Hai ragione. E questo è quello che mi dà forza. Non penso agli altri 99, proverò a magari nei prossimi 100 ad arrivare a incidere in due vite piuttosto che in una. Posso sperare quello, ma la vera speranza è che ci sia nuovamente qualcuno per cui essere 100% salvezza o comunque possibilità di cambiamento. Anche perché se ne salvi uno, poi in effetti ne salvi anche altri, perché sì, quell'uno incontrerà anche altri. Sicuramente. Un attimo il libro, lo facciamo vedere e lo consigliamo, ripeto vivamente, lo leggerò anch'io con un'attenzione totale, In un mare senza blu. Francesco Paroleste, grazie. Grazie a te.